Chi è Kaiser Soze? Ah, merda! È da un'ora e mezza che parliamo di questa faccenda. Keaton, la cosa da fare adesso è trovare Redfoot e tagliare la corda immediatamente. La cosa da fare adesso è pensare. Ripensare a tutto. Pensare a qualcuno che ha potere. Qualcuno che è stato in grado di pedinarci da New York a Los Angeles. Ma dai, Keaton, ma che diavolo ci facciamo qui? Stiamo aspettando. Io non ci sto. Siediti, seduti. No, fa caldo e mi sono rotto i coglioni. Signor Hockney, rimanga, prego. Signor Keaton? Signor Fenster, lo riconosco dalle foto segnalettiche. E così pure signor McManus. Posso solo dedurre che lei sia signor Kinty, il gentiluomo che ha eliminato Solberg. Il mio cliente le è molto grato. Un beneficio del tutto inaspettato. Io sono l'avvocato Kobayashi. Il mio cliente mi ha mandato qui per farvi una proposta, signori. Cosa vuoi? Il mio cliente richiede i vostri servizi, signori. Un solo colpo. Un giorno di lavoro. Molto pericoloso. Lui non pensa che ne uscirete tutti vivi, ma quelli che ce la faranno avranno 91 milioni di dollari da dividere come riterranno più conveniente. Chi è il tuo padrone? Io lavoro per Kaiser Soze. Chi è Kaiser Soze? A giudicare dall'improvviso cambiamento di umore, signor Kent, sono certo che i suoi soci sono in grado di dirglielo. Vengo con un'offerta direttamente dal signor Soze. Un ordine, veramente. Come sarebbe un ordine? Nel 1981, signor Keaton, lei ha partecipato al sequestro di un camion a Buffalo, stato di New York. Il carico era acciaio greggio, acciaio che apparteneva al signor Soze e che era destinato al Pakistan per essere usato in un reattore nucleare. Una proficua violazione dei regolamenti delle Nazioni Unite. Lei non poteva saperlo, questo, signor Keaton, perché il tizio che aveva spedito l'acciaio lavorava per il signor Soze senza saperlo. All'inizio di quest'anno, il signor Fenster e il signor McManus dirottavano un bimotore merci partito dall'aeroporto di Newark. L'aereo trasportava cavetti per cablaggi d'oro e di platino, anche quelli diretti in Pakistan. Due mesi fa, il signor Hockney rubava qui su un camion carico di fucili smontati, fucili destinati alla distruzione dallo stato di New York. Si sarebbero persi in una stazione secondaria per essere poi dirottati verso Belfast. Operazione del signor Soze che usava pedine ignare. Il che ci porta al signor Kint. 9 mesi fa, uno dei corrieri meno intelligenti del signor Soze cade nell'abile trappola di un complicato raggiro, fatto da un zoppo. Fu alleggerito di $62,000. Ora, ci è voluto un po' di tempo per trovarvi. La nostra intenzione era quella di avvicinarvi dopo la vostra cattura a New York. L'avete organizzato voi il confronto? Sì. Dovevo venire a prendervi prima che vi rilasciassero. Se non che l'avvocato del signor Keaton, la signorina Finneran, è stato un po' troppo efficiente nell'ottenere il suo rilascio. Trattenere gli altri era diventato di scarsa utilità. Che mi dici di Redfoot? Il signor Redfoot non sapeva niente. Il signor Soze lavora raramente a lungo con le stesse persone. Loro non sanno mai per chi stanno lavorando. Uno non può essere tradito se nessuno lavora per lui. Allora, perché ce lo dici? Perché voi avete rubato al signor Soze, signor Fenster. Tutti voi. Il fatto che non sapeste di aver rubato a lui è l'unica ragione per cui siete ancora vivi. Ma vi ritiene debitori. E ora ripagherete il debito. Senti, vaffanculo il debito e vaffanculo anche tu. Chi ci dice che lavori per Soze? Non credo che questo sia rilevante, signor Hockney. Voi cinque siete responsabili dell'omicidio di Solberg e delle sue guardie del corpo. Il signor Redfoot può testimoniare il vostro coinvolgimento e noi possiamo assicurarci che lo faccia. Dove vuoi arrivare? L'offerta è questa, signori. Il signor Soze è soprattutto interessato ai narcotici. Da tempo è in competizione, diciamo così, con una banda di argentini. Da diversi anni ormai, la competizione con il signor Soze è costata cara. Questi argentini stanno ora trattando la vendita di 91 milioni di dollari di cocaina da effettuarsi tra 3 giorni. Inutile dire che questo acquisto rivitalizzerà le forze residue della loro organizzazione. Il signor Soze vuole che voi impedite l'affare. Se volete, potete aspettare fino a dopo l'acquisto. Tutti i soldi che passeranno di mano saranno vostri. Il signor Soze vuole anche che salite sulla nave e distruggete la cocaina a bordo. Poi sarete liberi da ogni obbligo nei suoi confronti. Dimmi se c'è un motivo per cui non dovrei ucciderti subito. Questo regalo dal signor Soze. Buongiorno, signori.
C'è tutta la mia vita qui dentro, quello che ho fatto dall'età di 18 anni. Questi maiali sanno tutto. Tutti quelli con cui ho lavorato o ho conosciuto in galera. No. Questo non quadra. Non lo so. Chi era che parlava sempre di Susan a New York? Briggs Marlin. Io ho lavorato per lui, indirettamente. Diceva che Sose faceva fruttare un colpo 5 volte più degli altri. Kaiser Sose è pura invenzione. Kobayashi lo sta usando come paravento. Non lo so, ci tiene in pugno. No, sono stronzate. Magari è un poliziotto di qui, è una fottuta trappola. Ah, a quanto ne so io, Sose è una specie di macellaio, psicopatico e sanguinario. Non esiste Kaiser Sose! Chi è Kaiser Sose? Beh, pare che sia turco. C'è chi dice che il padre sia tedesco. Nessuno crede che esista davvero. Nessuno l'ha mai conosciuto o visto qualcuno che abbia lavorato per lui. Ma a sentire Kobayashi, chiunque avrebbe potuto lavorare per Sose. Non lo sapevano. Era questo il suo potere. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste.